Blitz esterno del Monte Giorgio che si impone per 1-2 sul campo del Castelnuovo. Tre punti pesantissimi in ottica salvezza, che costringono gli uomini di Di Fabio a guardarsi seriamente intorno in zona play-out. Saranno decisivi gli ultimi 90 minuti di fuoco di una stagione infernale. Pronti via, e dal sesto il Castelnuovo si costruisce la prima palla gol. Rapido cambio gioco da sinistra verso destra. Colli si ritrova repentinamente in porta, ma sbatte sulla sagoma di Forconesi, vigile nell'occasione. Passano 6 minuti, di neroverdi trovano meritatamente la via del vantaggio. Avvolgente la manovra sulla destra, Ragni esplode la rasoiata che colpisce il palo. Sulla ribattuta è più lesto di tutti Emili, che da due passi sigla l'1-0. Esplode il comunale in festa. Con il trascorrere dei minuti cresce però il Monte Giorgio. Alla mezz'ora ecco l'episodio in grado di riaprire la partita. Bello 1-2 che lancia in porta Albanesi, il quale si conquista il penalty. Natale però è strepitoso e dagli 11 metri ipnotizza Zerbo. Nel finale di primo tempo accade un po' di tutto nella metà campo nero-verde. Al 42esimo è preciso il cross dalla destra. La spizzata di un compagno favorisce Marchionni, che di testa da due passi coglie la traversa. Il gol è però nell'aria ed arriva puntuale al 46esimo. Si riscatta Zerbo, che con una gran giocata salta il dirimpettaio ed apparecchia la tavola per Albanesi, che da due passi sigla l'1-1. Galvanizzati dal pareggio, gli uomini di Brini attaccano a testa bassa e nel secondo minuto di recupero della prima frazione sfiorano il sorpasso. Pulita la giocata con cui Marchionni si prepara il tiro, ma al momento del dunque spara alto. Il secondo tempo si riapre come era finito il primo, con un guizzo del solito Marchionni, che rientra sul destro ed impegna seriamente Natale. Sulla respinta Ruci in girata volante manda alto. Al decimo si accende Lorenzo Emili, che incrocia col mancino chiamando all'intervento basso Forconesi. Sul tapin è provvidenziale un difensore in scivolata ad allungare in corner. Cresce ancora il Monte Giorgio come nel primo tempo, con il entrato per Pepai, che sfugge l'avversario ed indirizza sul secondo palo per la testa di Marchionni. Salva Ludovici appostato nei pressi della linea di porta. Al 28esimo però la ribaltano i marchigiani proprio con Perpepai, che sfrutta un gran servizio in verticale e fulmina Natale con un dolce tocco raffinato. Estasi per i tifosi ospiti. Nel finale gli assarti neroverdi sono infruttuosi e né Bubalo né Sparvoli riescono a gonfiare la rete. C'è addirittura l'opportunità per il tris degli ospiti, complice un grande assolo del migliore in campo Albanesi, ma per Pepai cestina tutto da ghiotta posizione. Non succede più nulla e dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara pone fine alla contesa. Al Castelnuovo non bastano cuore e carattere. Per la trasferta di Vastor Girardi sarà fondamentale recuperare Digidio e compagni. No, meritata no, perché la mia squadra ha lottato fino alla fine. Al secondo tempo la partita era in netto equilibrio, anzi forse eravamo più in predominio noi che loro. Abbiamo preso un gol su una ripartenza. Io devo fare solamente degli elogi ai miei ragazzi, perché anche oggi in condizioni rimaneggiatissime non c'è stata a perdere, ha lottato fino alla fine. Purtroppo non siamo riusciti dove eravamo riusciti nelle precedenti partite, però gli dico sempre a loro, quando vanno in campo e danno tutto quello che hanno, devono sempre uscire a testa alta. Oggi avevamo 6 giocatori juniores in panchina, che abbiamo anche utilizzato durante l'arco della partita, e anche loro devo fare complimenti e ringraziarli per la loro disponibilità. Noi stiamo qui, non molliamo, continuiamo a lavorare. In un modo o dell'altro, se saranno play-out, ce li andremo a giocare tranquillamente. Innanzitutto c'è una partita domenica importante a Vasto Girardi, andiamo a lottarci e giocarci le nostre chance anche lì, e poi dopo vedremo quello che verrà fuori. Sicuramente il Castelnuovo fino alla fine non mollerà un centimetro. Ma diciamo che intanto i primi 15-20 minuti Castelnuovo ci ha messo un po' in difficoltà, perché non riuscivamo a trovare le distanze. E fatto sta che poi è venuto fuori anche il gol dell'1-0, però mi sono piaciuti perché è venuto fuori il carattere, è venuto fuori anche in certi momenti la voglia di ottenere un risultato, anche se in alcune situazioni siamo stati troppo frettolosi per la voglia di magari portare via questo risultato. È un risultato importante che ci permette di affrontare domenica la partita cercando di trarre il massimo dalla gara in casa con il Tolentino.
Ma guarda, io sono da 8 partite a Monte Giorgio e non ho visto ancora una squadra materasso, se vogliamo, passatemi i termini. Perché ho trovato delle squadre che provano a giocare a calcio, squadre con giocatori di qualità. E questo un pochettino mi dà anche la sensazione che questo girone è un girone importante. Fatto sta che siamo arrivati all'ultima partita di campionato e i giochi devono ancora essere fatti per quello che riguarda la bassa classifica.